come possiamo riconoscerci parte di un insieme, di quella che appunto Marx chiamava le classi sociali. Questa dimensione di classe, questa dimensione collettiva, come si costruisce oggi, disperso in questo individualismo? Marx parla di classe come soggetto reale della trasformazione. Sì. Allora, lì bisogna secondo me fare una distinzione che ha fatto Marx, la famosa classe in sé e la classe per sé, no? La classe in sé e la classe, ecco, io gli darei questo nome, è il comune come condizione alienata, sfruttata, separata, gerarchizzata, in redditi, in forme di potere, però ciò che è comune è prima di tutto il fatto che partecipiamo alla cooperazione sociale e in secondo luogo, è forse la cosa più importante, che siamo tutti soggetti alla misura delle cose, del capitale. No? Un'altra cosa che mi viene da dire è anche quanto siamo disposti a fare dei sacrifici delle volte, nel senso che delle volte una scelta consapevole che possa manifestare un certo potere richiede una certa quantità di sacrificio. Quanto siamo disposti a sacrificarci per un qualcosa? Per attuare una scelta, cioè per manifestare una scelta anche politica. È il discorso del desiderio, è il discorso degli status symbol, ci sono tantissime cose che entrano in queste dinamiche. Il capitale che crea il desiderio è perché hai questo telefono, possiamo farne meno, fino a 20 anni fa non c'era nessuno, si viveva benissimo. Sì, perché questo telefono? Ah, adesso ci spieghi perché hai questo telefono, perché non ti sacrifichi? Perché mi serve e perché tutto il mio intero lavoro, per esempio tutta la mia intera vita, gira intorno a questo. Appunto. Anche proprio la mia sussistenza vitale, letteralmente. Cioè, potrei non avere una casa, ma questo devo averlo prima. Perché non posso lavorare. Certo. Quindi, socialmente necessario. È una condizione della tua riproduzione sociale. Però, infatti, è ergendo al di sopra, ma è una domanda che poi, cioè, quanto siamo disposti noi veramente a sacrificare qualcosa di... Io te la metto oltre il sacrificio, cioè cosa siamo disposti a guadagnare? Perché il sacrificio è basato a livello così, non so, mi sembra individuale, però il sacrificio lo declini a livello individuale, però se sei parte di un collettivo, non solo un collettivo chiuso, per carità, di una socialità aperta, creativa, dove succedono sempre nuove cose e anche si riproducono le cose che c'è bisogno di riprodurre. È a quel livello che ti chiedi poi cosa hai sacrificato o cosa non hai sacrificato, non è solo a livello individuale. Perché tu ti misuri, io devo dire, tutto il discorso, no? Poi anche legato all'ambiente, tutte queste robe qua, ci si misura a livello del cosa si perde, cosa si può perdere, se dobbiamo sacrificarci affinché, non so, non ci sia cambi, contrastare il cambio climatico, consumare meno, eccetera, eccetera. Però cosa si guadagna attraverso forme di condivisione? Questa è la grossa domanda. E se noi riuscissimo a chiarire noi stessi cosa ci si potrebbe guadagnare? Io ci guadagno quantomeno in poter guardare in faccia i miei figli e poter non sentirmi il peggior responsabile di questo passaggio generazionale che è scandaloso. Nel senso che il passaggio generazionale precedente ci ha permesso un miglioramento, però oggettivamente li lascio pieni di debiti con un ambiente climatico fa schifo. Ma quando leggi il rapporto Hoffman che le emissioni di CO2, il 10% della popolazione mondiale ne emette quanto? 3 miliardi e 100 milioni di persone. Mi devo sentire io responsabile per il CO2 che emetto? Io qualcosa non l'ho fatto. Bisogna abolire i ricchi, cioè i meccanismi che creano la ricchezza, non che io devo sacrificarmi. Il problema è che devo battermi per cambiare il modello di produzione della ricchezza, come nelle società primitive, che c'era una consapevolezza, secondo gli studi più recenti di antropologia, dove si impediva l'accumulazione.
E questa è la chiave politica. Batti quella. Ridistribuzione. Per impedire l'accumulazione di ricchezza. Questa è la questione politica. Non che io mi devo sacrificare quando ho già poco. Esatto. E ci hanno convinti che bisogna essere così. È questa che hanno vinto. Hanno vinto perché ci convincono che dobbiamo sacrificarci come poveracci. A rimanere poveracci. Questa è la vittoria dell'ideologia dominante. No, io non mi sento responsabile. Quella dell'idea del sacrificio è veramente che l'ideologia dominante ci ha fregato. Però è vero che ci sono delle cose che devono uscire dalle nostre vite e cose che devono rientrare nelle nostre vite. Cioè, l'unica cosa che manca in questo momento, almeno mi viene a dire tra le persone che conosco, è il tempo. Il tempo che è l'unica moneta, secondo me, reale che esiste. Il tempo, che liberazione del tempo, ed è esattamente la battaglia che sta succedendo in Francia. Declinata sul livello delle pensioni, eccetera, ma stiamo parlando di tempo. Tempo di lavoro e tempo di vita. Tempo. Che poi in quella vita ci puoi mettere tutto. Ci puoi mettere l'arte, la cultura, la convivialità, come la creazione di nuovi modi di fare. Ed è una battaglia fondamentale. Non tutto alla fine della vita, no, esatto. Per volta. No, esatto. Infatti bisognerebbe lottare per la riduzione drastica del tempo, esatto, di lavoro necessario. Io mi ricordo uno studio francese degli anni 70, non mi ricordo cosa fece, era un libretto molto interessante, che avevano calcolato tutte le cose veramente non necessarie alla nostra vita, che erano funzionali al capitalismo, e all'epoca, negli anni 70, primi anni 80, calcolavano che sarebbe bastato lavorare 2 ore al giorno per riprodurre le cose fondamentali della nostra vita. Oggi siamo arrivati, questo negli anni 80, voglio dire, 40 anni dopo saremmo arrivati a 1 ora al giorno, non lo so. Keynes, cosa dice? Ecco. Quattro ore, sì, c'era questa proiezione del futuro, però c'era una proiezione del futuro basata sullo sviluppo tecnologico, questa contraddizione, questa incapacità però poi di vedere che la tecnologia che si sviluppa la puoi leggere dentro l'ottica del capitale o dentro l'ottica dei procomuni. Se la leggi dentro l'ottica del capitale, l'aumento della tecnologia, l'incremento della tecnologia non è riduzione dell'orario del lavoro. Il capitalismo si basa sulla, per recuperare una formula classica, l'imposizione illimitata del lavoro, perché quello è parte del controllo sociale, l'imposizione del lavoro. E per cui non è che aumenta la tecnologia, allora adesso c'è l'intelligenza artificiale, non so se avete mai giocato con GPT, sì. Chatbot, fenomenale, puoi capire che nel giro di pochi anni veramente questo soppianterà un sacco di gente dal lavoro. Non li libererà dalle loro frustrazioni, dai loro bisogni, li libererà dal lavoro salariato. La domanda di prassi rituale di Condirsi, che sulla base di quello che ci siamo detti, quale domanda potremmo farci per continuare la ricerca, in modo da pensare insieme qualcosa? Certo, no, è una domanda importante. Ognuno di noi entrerà nelle proprie cicli di vita dopo questa cena, e la domanda fondamentale è: quali procomuni contribuisco a produrre e come mi rapporto dentro quei procomuni rispetto al mondo. Io credo che il problema sia organizzativo, fondamentalmente.